Vertice sul DEF, pressing di Lega 5 Stelle sul deficit, Tria smentisce le dimissioni, Conte, gli scettici si ricrederanno. La borsa perde più dell'1%, lo spread è a 2,40, il PD, governo irresponsabile, Forza Italia, il paese rischia. Decreto Genova, il testo al Quirinale dopo l'ok della ragioneria, la Lega subito il commissario, gli sfollati, basta ritardi. Davide Ermini, eletto vicepresidente del CSM, gli auguri del capo dello Stato, ma è scontro tra 5 Stelle e PD. Lanciano e caccia al capo dei quattro che hanno rapinato e massacrato di botte i coniugi, gli inquirenti sulle sue tracce. Aumentano le diagnosi di tumore, 373.000 nuovi casi quest'anno, si sopravvive di più in Emilia-Romagna e in Toscana, sud fanalino di coda. Riapre a Torino la Cappella della Sindone, devastata da un rogo nel 97. L'opera barocca di Guarino Guarini, dopo un lungo restauro, da domani sarà accessibile al pubblico. Il ministro Bonisoli dice che è stato un lavoro difficile. Buongiorno al TG1, giornata di riunioni nel governo per trovare un'intesa sulla manovra economica. Da Bruxelles Di Maio assicura che il ministro dell'economia Tria non è in discussione, ma Di Maio avverte non tireremo a campare. Anche Salvini spinge sul superamento della soglia del 2% del rapporto deficit PIL. Dal ministero dell'economia smentiscono le dimissioni di Tria. I servizi di Francesco Maesano e di Gian Piero Scarpati.